Passiamo all'oggetto numero 3. Interroga il consigliere Pastorelli. Revoca della zona di ripopolamento e cattura dell'ATC Perugia 2 denominata San Gregorio, sita nell'omonima frazione del comune di Assisi. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ha appena detto lei l'oggetto dell'interrogazione, quindi con determinazione dirigenziale 1584 del 15 febbraio 2022, immediatamente efficace, è stata disposta la revoca a far luogo dal 1 marzo 2022 della zona ripopolamento e cattura dell'ambito territoriale di caccia Perugia 2, denominata San Gregorio, sita nell'omonima frazione del comune di Assisi, disponendo inoltre la rimozione delle tabelle di perimetrazione della ZRC in oggetto. Il piano faunistico venatorio regionale 2019-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria l'8 agosto 2019, numero 331, con cui vengono stabiliti i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica. Questo è un po' tutto ciò che regolamenta. Ricordato inoltre che l'articolo 16,3 della legge regionale 17 maggio 94, numero 14, prevede che le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province, ora dalla regione, secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale, e qualora si verificano condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata. Tenuto conto inoltre che la soglia prevista dal piano di cui sopra, fissata in 200 ettari, riguarda la superficie minima che le nuove ZRC dovranno avere e che quella in oggetto è stata istituita nel maggio del 1982. Atteso che ai sensi dell'articolo 10, commi 13 e 14 della legge 11 febbraio 92, 157, in relazione all'istituzione di zone da vincolare, la deliberazione che determina il perimetro della ZRC deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, e qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intenda vincolare, la zona non può essere istituita. Preso atto che con nota protocollata il 5 gennaio del 2022 il dirigente del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica, Venatoria, responsabile del personale e funzioni in materia di caccia, a seguito della DGR 1386 del 2015, nell'ambito della pianificazione territoriale degli ambiti protetti ai fini venatori, segnalava alla TC2 la necessità di revisionare alcune zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio gestito dall'ATC, tra le quali la ZRC di San Gregorio, la cui superficie è stata ridotta da 502 ettari a 174 ettari, con determinazione dirigenziale numero 5819 del 2 luglio 2020. Testato che successivamente, in data 3 luglio 2020 e 25 gennaio 2022, venivano proposti ampliamenti della ZRC San Gregorio ritenuti non realizzabili all'amministrazione competente per le opposizioni manifestate da numerosi proprietari dei terreni interessati all'ampliamento, ritenuto che inoltre pertanto con riferimento alla ZRC San Gregorio nelle dimensioni attuali, per le motivazioni dettagliate nella nota inviata alla TC2 con PEC del 5 gennaio 2022, veniva rilevata l'insussistenza dei requisiti necessari per una corretta gestione e pertanto si riteneva inderogabile la rimozione della medesima. In data 27 marzo 2022 si svolgeva una manifestazione simbolica a Rocca Sant'Angelo nell'ambito delle giornate del FAI, organizzata da un comitato formato dal Proloco Territoriale unitamente ad altre associazioni e privati cittadini interessati e contrari alla chiusura della ZRC San Gregorio e alla riapertura della caccia nei territori delle frazioni coinvolte. Visto che si apprende la notizia di stampa che alcune sezioni comunali di importanti associazioni venatorie, in riferimento ad articoli usciti su mezzi di informazione e alla succitata manifestazione di protesta per la soppressione del ZRC di San Gregorio, precisano che si sono sempre pronunciate a favore del mantenimento di tale zona di ripopolamento e cattura e di aver dato la disponibilità per la gestione della stessa, avanzando anche una richiesta di estensione della superficie debitamente correlata dalla prevista documentazione. Quindi non comprendendo quindi le ragioni del diniego, l'ampliamento e della conseguente revoca.
Considerato che le stesse associazioni venatorie, per voce dei propri rappresentanti, diffuse a mezzo stampa, qualora non fosse nelle intenzioni un annullamento della determinazione dirigenziale che ha di fatto revocato la ZRC, auspicano almeno un dialogo costruttivo, ovvero un confronto per valutare la possibilità e l'opportunità di una diversa riperimetrazione della ZRC o in subordine la costituzione di un altro istituto di protezione che consenta di salvaguardare un ceppo pluridecennale di selvaggina nobile stanziale, al fine di trovare una soluzione condivisa nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti interessati. Tutto ciò premesso considerato, interroghiamo la Giunta e l'assessore competente per conoscere con esattezza le motivazioni tecniche sottese ai provvedimenti citati in premessa che hanno determinato dapprima la riduzione dell'area e successivamente la definitiva chiusura della zona di popolamento. Prego, assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. I confini della zona di ripopolamento e cattura di San Gregorio erano già stati ridefiniti con atto numero 3536 del 6 maggio del 2016, riducendo la superficie da 716 ettari a circa 542 ettari. Successivamente, su richiesta dei proprietari interessati, con atto 58-19 del 2 luglio del 2020, dalla superficie di 542 ettari sono stati scorporati ulteriori 368 ettari, portando la superficie residua ad ettari 174. Si noti che già in questo passaggio vi erano tutti i presupposti per la riapertura totale della zona di ripopolamento e cattura, in quanto le proprietà delle persone che si opponevano al vincolo e che avevano chiesto lo scorporo corrispondevano ad una superficie di 271 ettari, cioè il 50% della zona di ripopolamento e cattura. Allora l'ATC Perugia 2 si era comunque espresso per il mantenimento della ZRC, anche se la superficie era inferiore ai 200 ettari minimi previsti dal piano faunistico venatorio. È vero che nel piano faunistico venatorio regionale la superficie minima indicata, 200 ettari, è riferita alle proposte di istituzione di nuove zone di ripopolamento e cattura, ma è anche ovvio che tale superficie si intende come estensione minima funzionale per una corretta gestione delle specie interessate dalle attività di gestione faunistico-venatoria. Quindi la ZRC di San Gregorio si trovava già in condizioni critiche da un punto di vista tecnico-funzionale. In data 3 luglio 2020 era stata avanzata da alcune associazioni venatorie per tramite dell'ATC Perugia 2 una proposta di ampliamento. Il Servizio Foreste, Montagne e Sistemi Naturalistici e Faunistici aveva comunicato all'ATC Perugia 2 l'irricevibilità della proposta con nota PEC 3733 dell'11 gennaio del 2021. Tale proposta non era stata ritenuta accettabile in quanto una parte dell'area di ampliamento, l'area B, 70 ettari, era quasi completamente interessata da bosco e per l'altra area proposta per l'ampliamento, che era un'area C di circa 300 ettari, era già stata notificata dall'avvocato Calzolari con una PEC del settembre, il 18 settembre 2020, l'opposizione all'inclusione da parte di un inedito gruppo di proprietari i cui terreni si trovavano diffusamente distribuiti nell'area interessata dalla richiesta di ampliamento, impedendo così di fatto anche l'ipotesi di un eventuale scorporo. In data 5 gennaio 2022, con nota PEC protocollo 1825, il Servizio Foreste, Montagne e Sistemi Naturalistici e Faunistica comunicava all'ATC Perugia 2 di ritenere improrogabile la riapertura della ZRC di San Gregorio, considerato che in data 23 settembre, 15 novembre e 30 novembre dell'anno 2021, con rispettive PEC, erano state inviate ulteriori richieste di proprietari per l'esclusione dei propri terreni per altri 17 ettari. L'attuale estensione non raggiungeva la superficie minima prevista dal piano faunistico venatorio regionale. L'ampliamento proposto con nota PEC del 3 luglio 2020 non era attuabile come comunicato con nota dell'11 gennaio 2021, in quanto erano già pervenute numerose richieste di esclusione da parte di proprietari dei terreni interessati dall'ampliamento.
Si rilevava inoltre un danno all'agricoltura causato dalla specie cinghiale superiore alla soglia ritenuta critica dal piano faunistico venatorio regionale 2019-2023. Inoltre, secondo la classificazione di idoneità per l'istituzione delle ZRC stabilita nel vigente piano faunistico venatorio regionale, le maglie del reticolo interessato risultavano a bassa nulla idoneità. Negli ultimi mesi si era verificata la mancanza di gestione della zona di ripopolamento e cattura, derivante dalla conflittualità delle locali sezioni di associazioni venatorie interessate, che non trovava ricomposizione, costringendo l'ATC Perugia 2 al commissariamento della zona. Infine, non si rilevava un'adeguata produzione di selvaggina media negli anni dal 2014 al 2018 dei fagiani messi 43, catturati 21. Quindi in un quadriennio 43 fagiani immessi, catturati 21. Tanto che probabilmente anche in considerazione della ridotta superficie e della mancanza di gestione non erano previste nel calendario trasmesso dall'ATC Perugia 2 con PEC del 22 dicembre 2021 attività di cattura di selvaggina. Si chiedeva pertanto all'ATC Perugia 2 di far pervenire considerazioni in merito alle osservazioni sopra riportate. Con nota PEC del 25 gennaio del 2022, l'ATC Perugia 2 rispondeva: non possiamo far altro, riporto testualmente, che prendere atto delle varie argomentazioni contenute nella vostra nota. Nella suddetta nota, l'ATC Perugia 2 aggiungeva: al fine di consentirvi di avere contezza di ogni dato, per ogni vostra definitiva valutazione, si rappresenta che sono pervenute a questo ATC le seguenti proposte, chiuse le virgolette, ed allegava ulteriore domanda di ampliamento presentata da alcune sezioni comunali delle associazioni venatorie Federcaccia, Libera Caccia, ANU ed Enalcaccia. L'area proposta come ampliamento era per la maggior parte sovrapponibile a quella già proposta nella precedente richiesta del 2020. In risposta, il Servizio Foreste, Montagne, Sistemi Naturalistici e Faunistica, con nota PEC 25131 dell'8 febbraio del 2022, rilevava come la situazione prospettata non fosse dissimile dalla precedente proposta, a cui era già stato dato parere negativo, in considerazione della frammentarietà causata dalle opposizioni all'inclusione, a cui nel frattempo se ne erano aggiunte numerose altre. A ciò si aggiungeva una situazione particolarmente confusa delle adesioni e opposizioni dei proprietari terrieri coinvolti, in quanto alcuni precedentemente contrari avevano dato il consenso all'inclusione e viceversa altri che erano favorevoli avevano successivamente inviato in regione il loro diniego all'inclusione. Pertanto, considerato che la legge regionale, la 14 del 94, all'articolo 16,3 prevede, riporto tra virgolette, le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province, ora dalla regione, secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale e qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata, chiuse le virgolette. Alla luce di quanto sopra esposto, ed essendo di propria competenza, il Servizio Foreste, Montagne, Sistemi Naturalistici e Faunistica, ritenendo che non fossero presenti le condizioni previste dal piano faunistico venatorio regionale necessarie per una corretta e produttiva gestione della zona di ripopolamento e cattura, con atto numero 1584 del 15 febbraio del corrente anno, ha disposto la revoca della zona di ripopolamento e cattura San Gregorio. Con riferimento alla menzione citata nell'interrogazione relativa alle percentuali di opposizione indicate dalla normativa, che danno luogo ad una improcedibilità della costituzione di una nuova zona di ripopolamento e cattura, tale percentuale, pari al 40%, è riferita alla istituzione di nuovi ambiti protetti e non alle modifiche ampliamenti. In ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, i criteri generali e specifici per la istituzione, riduzione, ampliamento e corretta gestione delle zone di ripopolamento e cattura sono quelli riportati
nel piano faunistico venatorio regionale. Grazie. Grazie Assessore Morroni, prego Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare l'Assessore per la certosina risposta. E la mia interrogazione ovviamente non era e non voleva in qualche modo mettere lei Assessore in evidenza in alcun punto, era per capire da un quadro tecnico come erano andate le cose. Poi lei sa che spesso io le scrivo e diciamo questa vicenda è una vicenda che si è in qualche modo propagata nel mio territorio dove abito, quindi conosco abbastanza bene anche le dinamiche che hanno portato molte volte a quei tipi di risultato che lei ha citato, i risultati ovviamente sono quelli, però la strada diciamo è in qualche caso c'è stata qualche piccola ombra, ma andiamo oltre. Si è sentito parlare ovviamente dell'istituzione di una nuova zona di ZRC, zona di popolamento e cattura Valle di Assisi, la quale lei, io le ho scritto anche una missiva su questo invitando gli uffici a ragionare, perché poi fare una ZRC a ridosso della Valle d'Assisi, a ridosso anche dell'arteria viaria della 45, lì sono tutte zone dove diciamo sono anche trafficate, la Valle di Assisi, dove ogni anno transitano anche oltre 6 milioni di turisti. Quindi la mia era una riflessione anche sulla nuova zona ripopolamento e cattura che si andrà, da quello che sento, si vocifera ad istituire. Quindi il mio invito che le faccio oggi, Assessore, a riflettere bene anche su quella zona ripopolamento e cattura. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 4, gestione post mortem della discarica di Colognola situata nel comune di Gubbio. Prego Consigliere Mancini. Grazie Presidente. Parliamo di discariche, come già riportato nel dispositivo, parliamo di quella di Colognola situata nel comune di Gubbio. Ricordato che dal 1988 insiste nel territorio del comune di Gubbio una discarica in località Colognola, la cui gestione è affidata al medesimo comune. Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 2 del 5 gennaio 2022, discariche strategiche regionale, fabbisogno di smaltimento e specificazioni tecniche gestionali per il razionale utilizzo, linee di indirizzo in attesa di approvazione del piano di gestione integrata dei rifiuti, con la quale tra l'altro non sono stati previsti interventi di riprofilatura per le discariche regionali di Pietramelina, Sant'Orso e Colognola, ma è stato disposto che i gestori devono provvedere al completamento mettendo in atto tutte le misure necessarie alla chiusura in sicurezza e l'attivazione delle successive fasi di post mortem o di post gestione. Preso atto pertanto che la discarica di Colognola è in esaurimento e che il Comune di Gubbio dovrà farsi carico di costi necessari per la chiusura e la gestione post mortem della medesima discarica, ricordato che l'importo per il progetto di riambientamento della discarica di Colognola è pari a 3.100.000 euro, preso atto che il Comune di Gubbio nel corso degli anni ha accantonato solo 1 milione di euro per la gestione della fase post mortem della discarica di Colognola, considerato che tale somma pare del tutto insufficiente per garantire la completa copertura degli investimenti necessari per affrontare la fase post mortem della discarica in argomento. E pertanto, tutto ciò premesso e considerato, Assessore, si interroga la Giunta per conoscere quali misure intende adottare per assicurare la gestione post mortem della discarica di Colognola, considerato che il Comune di Gubbio non ha accantonato risorse necessarie. Grazie Consigliere, prego Assessore Morroni. Grazie Presidente. La Giunta regionale, con deliberazione numero 2 del 5 gennaio 2022, non ha previsto interventi di riprofilatura della discarica di Colognola in conformità al piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale numero 301 del maggio 2009. Il piano stabilisce che il fabbisogno regionale di smaltimento deve essere soddisfatto con le discariche di Belladanza, Borgo Giglione e Le Crete, considerate discariche strategiche. Per la discarica di Colognola, così come per la discarica di Pietramelina,
e quella di Sant'Orsola, il piano prevede la chiusura senza ampliamenti in superficie o in volume rispetto a quelli già autorizzati. La discarica di Colognola è attualmente autorizzata con determina dirigenziale del numero 389 del 6 febbraio del 2014 della provincia di Perugia, rilasciata in favore del comune di Gubbio, gestore dell'impianto di smaltimento, fermo restando le quantità originariamente autorizzate dalla Regione. In conformità alla normativa di settore, nel rispetto dell'autorizzazione vigente, il gestore ha depositato al competente ufficio regionale innanzitutto polizza fideiussoria relativa alla gestione della fase di esercizio dell'impianto del valore di 903.799 euro ed inoltre polizza fideiussoria relativa alla gestione della successiva fase di post-mortem del valore di euro 5.131.000 euro. Agli atti dell'ufficio non risulta che il gestore abbia prodotto alcun progetto di riambientamento né che abbia proposto modifiche al progetto approvato. Pertanto, allo stato attuale, la discarica di Colognola, ormai in esaurimento, deve essere completata nel rispetto delle volumetrie autorizzate con le modalità previste con il progetto autorizzato. Alla gestione della fase post-mortem successiva alla posa in opera della copertura definitiva deve provvedere il Comune di Gubbio in qualità di gestore dell'impianto con le risorse appositamente accantonate nel periodo di esercizio. Ove si dovessero accertare inadempienze durante la fase post-mortem, l'ufficio regionale provvederà a diffidare il gestore a dare esecuzione alle attività previste prescrivendo un termine per adempiere. Trascorso il termine prescritto e fermo restando le responsabilità in capo al comune inadempiente, le attività di gestione previste saranno svolte da altro soggetto incaricato dall'ufficio regionale previa escussione della polizza fideiussoria depositata. Grazie assessore, prego consigliere Mancini per la replica. Assessore, io posso solo con piacere ascoltare nel suo intervento alla questione perché chiarisce le responsabilità e mi pare che nella sua risposta le responsabilità dovranno, se ci sono, essere ognuno assunte per la sua parte. Mi pare che la sua risposta sgombra ogni dubbio e tra l'altro, assessore, velocemente, con senso di puntualità, di completezza, voglio ringraziare i consiglieri comunali Michele Carini e Sabina Venturi che in un'interrogazione che leggo, assessore, poi sarà eventualmente se vorrà acquisirla, protocollo 9645 del 2022 viene riportato da parte del Comune di Gubbio a fronte di questa situazione in cui le risorse accantonate non sono sufficienti ad oggi, il problema è le risorse non sono sufficienti perché la parte post mortem forse non è stata accantonata perché mi pare che questa parte del post mortem deve essere accantonata perché la pagano i contribuenti nella quota Tari. Mi pare che sta così, però ovviamente non sono io all'interno dell'amministrazione di Gubbio, però mi risulta che a Città di Castello nella Tari si paga un accantonamento per la post mortem. Continua il Comune dicendo in questo contesto in cui di fatto l'unica decisione presa è quella immediata ampliamento di discariche esistente sarà necessario avviare un'interlocuzione con le competenze autorità della Regione Umbria stessa che si colloca nel pieno rispetto dell'impianto e la difficoltà di manifestare la pretesa della nostra amministrazione. Poi ad esempio siamo a conoscenza di atti regionali che hanno drenato risorse, attenzione assessore dice, ad esempio, virgola, siamo a conoscenza di atti, di due atti regionali che hanno drenato risorse a favore di interventi per due discariche esistenti, determina del dirigente numero 7.387 del 2019 che ha destinato 1 milione di euro per la discarica di Borgo Gignone e la determina dirigenziale numero 11.305 del 2020 che ha destinato 1 milione di euro per la discarica di Pietra Melina. Siamo inoltre a conoscenza del fatto che l'analogo di Auri Umbria in Emilia Romagna ha stabilito di mettere in tariffa dei comuni
che hanno negli anni conferito nelle discariche delle risorse da destinare alla loro chiusura. La stessa cosa potrebbe essere fatta dall'Auriumbria, visto che di fatto siamo stati molti comuni di comprensione, non solo, ad aver avuto bisogno dell'impianto di Colognola. Sicuramente dunque sarà necessario che il Comune di Gubbio formalizzi delle osservazioni sul piano generale dei rifiuti, ma allo stesso tempo sarà necessario che di questo tema se ne faccia carico con responsabilità l'intero Consiglio Comunale, rappresentando questo un crocevia non solo per l'amministrazione attuale ma anche per quelle soprattutto future. C'è anche un ulteriore accesso agli atti in cui, con protocollo 939 del 10/1/2022, in merito alla questa richiesta dati, per quanto di competenza del settore finanziario si riscontra quanto segue, concludo Assessore. Gli accantonamenti finanziari destinati alla cosiddetta post morte della discarica di Colognola sono iniziati con il rendiconto di gestione 2016. Nei successivi bilanci l'ente ha proseguito ad accantonare ulteriori somme ed annualmente con l'approvazione dei rendiconti di gestione venivano costituiti appositi vincoli sull'avanzo d'amministrazione. Nel corso del 2021 si è destinata una parte dell'avanzo libero all'integrazione ulteriormente del diretto fondo per 250.000 euro, che dunque sommati ai 486 che erano accumulati dal 2016 in poi, portano a un accantonamento complessivo alla data odierna di 736.000 euro, quindi di fatto totalmente insufficienti a quanto riportato nell'interrogazione. Questo è un documento datato 18/1/2022, firmato dalla dottoressa Daniela Franceschetti, dirigente del settore organizzazione e servizi da 13 del Comune di Gubbio. Quindi per quello che mi riguarda l'ho dato questa ulteriore informazione e per quello che riguarda la sua risposta e quindi una netta divisione delle responsabilità che non sono in capo a questa regione ma saranno eventualmente in capo ad altri, la ringrazio per la risposta.